Il film in concorso vede anche la partecipazione autorevole di Adrien Brody. Il programma del giovedì si completa con Beyond the Wall, del regista iraniano Vahid Jalilvand. Tra i film fuori concorso, grandissima l'attesa di Siccità, di Paolo Virzì con Monica Bellucci, e il documentario The Matchmaker di Benedetta Argentieri. Blonde, le critiche ad Ana de Armas. Interviene Brad Pitt. Davvero gentleman. Brad Pitt ha risposto alle critiche difendendo la sua Ana de Armas, con la quale si è presentato sul red carpet a Venezia. Il capo della Plan B Entertainment, infatti, casa di produzione del film, ha voluto prendere le parti della splendida e bravissima attrice di origini cubane. Dopo l'uscita del trailer, infatti, erano state feroci le polacche nei confronti di Ana, per via del suo accento troppo spagnolo. Del resto, si sa, raffigurare un mito della cultura americana, con i puristi pronti a graffiare e milioni di utenti pronti a puntare il dito, è compito veramente arduo. Ed è il caso praticamente di tutti i protagonisti dei biopic, che vanno a scomodare personaggi leggendari. È successo recentemente a Rami Malek, il quale ha interpretato Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody. Adesso toccherà alla giovane attrice, con la proiezione di oggi a Venezia, provare a rispondere direttamente alle critiche. Un ruolo difficile, ricordato dallo stesso Pitt, per il quale l'attrice ha dedicato 9 mesi solo all'interpretazione fisica, tra pose, movenze, espressioni. Brad Pitt, in qualità di produttore e amico, ha difeso l'attrice affermando: "È fenomenale". L'idea del film era nata infatti nel 2010, ma solo una volta imbattutitisi in Ana, i produttori hanno deciso di concretizzare il progetto. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.